microfono, chi ce l'ha? Di qua, qua davanti. Complimenti Inzaghi. Grazie. Sono Paolo Vinci, 7 gol. Credo che il risultato sia ingiusto perché la Lazio meritava di vincere con più gol e complessivamente nei 180 minuti è ampiamente meritato. Questa vittoria netta, marcata, schiacciante, compensa la delusione di 11 giorni fa quando perdeste e ci furono tante polemiche. Grazie. Ma è normale, come sono d'accordo con lei, vittoria strameritata che doveva essere più larga. Onore a questi ragazzi che hanno fatto una grande gara di personalità, di gruppo. È stato un piacere vederli giocare, ora siamo molto contenti perché raggiungiamo la terza finale in 3 anni, insomma. È una cosa che altre squadre probabilmente con altre aspettative non ce l'hanno fatta, però poi ci penseremo il 15 maggio, adesso abbiamo 5 partite di campionato da vivere nel migliore dei modi. Io per preparare questa gara ho fatto vedere anche video della partita di San Siro, che sicuramente quella persa 1-0 in campionato non avremmo meritato di perdere, anzi avremmo meritato qualcosa più noi, però questo è il calcio. Stasera si era rimesso ancora Reina a parare tutto, poi siamo stati bravissimi nell'azione del gol e poi siamo stati bravi a non subire quasi nulla. Prego. Domande? Di qua? Buonasera mister, complimenti. Sera. Ho visto una Lazio molto bene fisicamente, il primo tempo un pochino più contratta, ma poi al secondo tempo c'era la gamba. Sì, bene fisicamente. Per quanto riguarda il primo tempo mi ricordo poco del Milan, mentre mi ricordo il miracolo di Reina su Correa, l'occasione di Bastos, probabilmente avremmo dovuto far gol anche il primo tempo, poi siamo rientrati, c'è stato un altro intervento di Reina, però siamo stati bravi, siamo stati sempre concentrati, lucidi, abbiamo giocato la palla, abbiamo giocato molto bene a calcio in uno stadio fantastico con una cornice di pubblico che senz'altro ha aiutato i giocatori in campo. Oh Simone, ciao. È stata una settimana un po' di polemiche, no? La sconfitta in campionato, questo può essere un nuovo inizio per te, per la squadra, no? Per chiudere questa stagione in una maniera ottima, direi, no? Ma sai, io voltandomi indietro sento le critiche, le ascolto, ma penso ai 2 quinti posti, all'ottimo calcio che abbiamo fatto, ai record di gol fatto l'anno scorso, dei derby vinti, quindi poi purtroppo si incappano delle giornate che non dovrebbero venire, come quella col Chievo, ma dopo 28 minuti rimani in 10 in Serie A, 9 volte su 10 perdi, anzi, probabilmente anche di più è la percentuale. Ci è capitato a noi, abbiamo pagato le conseguenze, però io sicuramente sapevo che sarei rimasto lucido, nonostante tante voci, tante cose che si parlava, si diceva, però c'era un po' di preoccupazione da parte mia per i miei giocatori, ma sapevo che ci siamo passati altre volte, perché dopo la sconfitta del derby d'andata e la sconfitta a Francoforte in 9 uomini erano venute fuori le medesime voci, quindi avevamo reagito anche l'altra volta ed ero sicuro che avremmo fatto una grande gara. Poi da qui a dire che avremmo vinto non lo sapevo, però ero sicuro che con dei ragazzi così responsabili avremmo fatto senz'altro una grande gara. Ciao Simone, ecco, ciao. Volevo chiederti come hai fatto in 2 giorni a ricostruire la squadra, il gruppo, nel morale. E poi la seconda domanda, questa vittoria equivale a quelle più importanti della tua gestione, la Supercoppa, i derby, eccetera? Ah, è la terza finale in 3 anni, ho detto prima, non è una cosa scritta e facile da fare, però ho un grande gruppo, ricostruire, non c'era niente da ricostruire, per niente, zero, ricostruire, zero, c'era da raccogliere i cocci da una sconfitta che è venuta in quel modo, come avete visto col Chievo, in 10 uomini dopo 29 minuti, però ero tranquillo, ho fatto vedere come giochiamo a calcio i ragazzi, come abbiamo giocato a San Siro qua col Milan, le 2 volte che siamo venuti a San Siro con l'Inter, dove abbiamo sempre fatto grandi gare, concentrate, dove avevamo creato tantissimo, gli avevo detto che giocando con quella concentrazione e con quella voglia avremmo creato tanto, poi speravo che Reina non parasse tutto anche stasera, è stato bravo anche stasera nell'occasione di Correa, è stato bravo Correa. L'ultima di là. L'inizio del secondo tempo è comunque stato
impressionante e imbarazzante per il Milan. Hai detto qualcosa, hai fatto qualche cambiamento tattico, come hai stimolato la squadra, cosa hai detto? No, ho detto ai ragazzi di continuare così, perché insomma primo tempo non avevamo concesso nulla al Milan se non 3-4 calcio d'angoli, noi l'occasione di davamo sempre più la sensazione, a parere mio, noi di poter far gol. Ho detto ai ragazzi di rimanere tranquilli, qualsiasi cosa sarebbe successa, di mantenere sempre la lucidità, perché in questo stadio con così tante persone, con questa cornice di pubblico, bisognava essere lucidi. La squadra è rimasta molto molto lucida per tutti i 90 minuti. Bene, grazie.